Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, oggi abbiamo un sacco di novità su cui parlare relative ovviamente alla prossima patch di Fortnite. E stiamo parlando ragazzi della patch 7.0.1, quindi una mini patch, ragazzi, non la patch ufficiale 7.1 che ancora non sappiamo quando arriverà. Nel video di oggi ovviamente tratteremo un sacco di novità relative appunto alla patch, ma parleremo ancora di una curiosità extra appena uscita sulla spada così tanto chiacchierata nel nostro Fortnite. E ragazzi, vedremo anche il primo complesso costruito sul The Block da parte di un utente. Davvero davvero tantissima roba. Ma prima ragazzi, vi ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Mi raccomando, attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video di Fortnite. E ovviamente la domanda, non posso non farvela, ragazzi, è semplicissima: quale skin di Natale avete acquistato? Oramai, ragazzi, sono finite e le due skin che abbiamo visto l'altro ieri e ieri, io ho acquistato il Ranger natalizio e il piccone. Vedete un pochettino, ragazzi, di scrivermi qua sotto nei commenti qual è stato il vostro acquisto natalizio. Quindi, ragazzi, partiamo subito e andiamo subito pom pom a Cannonau di Sardegna, perché voglio parlarvi del Merry Marauder, praticamente il nostro pan di zenzero. Ragazzi, da questa season il pan di zenzero è entrato a far parte di un set, cosa che prima non era. Per la precisione, il Gingerbread Set. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ha fatto la stessa fine dello Skull Trooper. Anche lo Skull prima non faceva parte di nessun set. Quando hanno fatto la nuova release e l'hanno messo nello shop, invece è diventato parte del set. Quindi ci dovremo aspettare quasi certamente un piccone, un deltaplano e un backpack relativi al pan di zenzero e alla ragazza del pan di zenzero, la versione femminile. È una figata, ragazzi, perché sappiamo quasi per certo che il pan di zenzero ritornerà nel nostro Fortnite anche dalla schermata di caricamento che ci viene regalata nel pass battaglia. Come vedete, ragazzi, la ragazza no. Quindi potrebbe anche non tornare più e fare la stessa fine della Gold Trooper. Ma lui, come vedete, ragazzi, sembra avere uno stile personalizzato come i clown. Come vedete, ragazzi, la spalla, quella destra, sembra si stia bruciando. Potrebbe essere, ragazzi, magari un pan di zenzero bruciato disponibile per chi già lo aveva prima di riaverlo questa season nello shop, o invece potrebbe semplicemente essere parte di un set di sfide che ci permetteranno di sbloccare appunto lo stile personalizzato ed eventualmente anche il piccone e il backpack. Quindi, ragazzi, grande grande attesa per il nostro pan di zenzero, che non vediamo l'ora torni nel pass battaglia, torni in questa season e possiamo quindi acquistarlo. Ma andiamo avanti, ragazzi, perché vi parlo ancora della schermata di caricamento della settimana numero 2. Veramente, veramente, a parte che è meravigliosa come schermata di caricamento, a parer mio una delle più belle, vista proprio la nostra Zinx, che, come vedete, ragazzi, fa parte. Sapete dov'è questa posizione? È nel nuovo hangar dove ci sono gli aeroplani, se non ricordo male. E tra l'altro sembrerebbe anche che venga rivelato lo stendardo segreto di questa settimana, che dovrebbe appunto essere la faccia sua di Lynx nella seconda forma. La cosa è molto particolare, ragazzi, come vedete nell'immagine lei sta disegnando, e oltre a disegnare
come vedete lei con la corazza, insomma con l'armatura, cosa che vediamo anche dietro, il cappello appunto da pantera, ha disegnato l'Omega con dei cuoricini. Quindi potrebbe esserci una side story che possa vedere Omega e Lynx, non lo so, far parte di questa season in modi che noi non conosciamo. Non è sicuramente tutto quello che fa Epic Games, non è mai un caso, ragazzi, quindi staremo a vedere ovviamente se anche per questa cosa ci saranno delle informazioni extra. Intanto io vi ho fatto vedere la schermata di caricamento, ma ragazzi voglio subito lasciarvi, come vi avevo già anticipato prima, al video di un utente che ha creato questo e che probabilmente potrebbe essere selezionato per il The Block. Sono pochi secondi, buona visione. Ho sbagliato. Che dire, ragazzi, tanta roba, veramente un lavoro eccellente, bellissima questa mini city che ha creato l'utente, ragazzi, e come già vi anticipavo, dal 13 dicembre comincerà la selezione ogni tot di giorni o una volta a settimana da parte di Epic Games delle creazioni migliori che verranno appunto trasportate direttamente nell'ex posizione di rapide e rischiose e che potranno essere appunto esplorate da tutta la community di Fortnite. Ma ragazzi, andiamo avanti e parliamo ovviamente di lei, ragazzi, la spada che sta veramente facendo, non lo so, infuocare tutti i forum, tutto Reddit e tutta la community di YouTube. Ragazzi, sono apparse delle informazioni interessantissime relative a questa spada. Come sapete, ragazzi, Epic Games ovviamente non è che ha fatto solo Fortnite come videogioco, ma c'è da tantissimi anni, dagli anni 90 se non ricordo male, e già quest'estate vi avevo fatto vedere un videogioco che adesso mi sfugge il nome, che comunque era relativo al Ragnarok, che poi si è rivelato appunto è vero, parliamo della metà degli anni 90. Beh ragazzi, guardate un pochettino cos'è saltato fuori. Il 9 dicembre 2010 rilascia Epic Games Infinity Blade 2, un videogioco, come immaginiamo, ambientato a tema fantasy medievale, dove la storyline è classica, c'è un dio malvagio che vuole il predominio del mondo e c'è una piccola schiera di cavalieri che vogliono invece combatterlo e quindi riportare la pace sulla terra. In due parole, questo è il gioco. Ma ragazzi, ci sono veramente due cose in questa immagine interessantissime che possono riallacciarsi al nostro Fortnite, a questa season. Innanzitutto la spada è esattamente uguale a quella che vi ho fatto vedere pochi secondi fa. Come vedete, ragazzi, è veramente la stessa spada. Ma non so se avete l'occhio lungo, ragazzi, guardate un po' là dietro, non vi sembra, ragazzi, che là ci possa essere quella montagna e quella torre? È molto simile, ecco, a quella che abbiamo noi in questa season, il blocco di ghiaccio con un castello dentro. Ragazzi, io dico ragazzi, vi faccio vedere altre immagini, sono sempre di Infinity Blade 2, come vedete si vede la mano di Epic Games, ragazzi, il castello è proprio identico alle strutture medievali che sono state inserite nel nostro Battle Royale. Però dai, è molto simile, quello sembra il blocco di ghiaccio che al posto che essere di ghiaccio è di pietra, il castellone c'è infilato dentro di prepotenza, nel senso, dai, quella mi sembra la torre principale dove c'è lo stendardo che vediamo anche noi, ragazzi, io non lo so. E poi dai raga, lasciamo perdere lui. Tra l'altro lui, ragazzi, è molto simile come sagoma alla skin segreta che si ottiene al completamento di tutte le settimane. Ma lei, dai raga, lei è palesemente il Cavaliere Rosso, è palesemente il Cavaliere Rosso, ci assomiglia veramente tantissimo. GG per Epic Games che ricicla a distanza di anni le idee, fa bene. E beh ragazzi, io direi che sì,
siamo arrivati alla fine e potremmo terminare qua il video. Voglio ringraziarvi tantissimo per averlo guardato. Mi raccomando, un sacco di pollicioni in su. Fatemi sapere la vostra nei commenti su quello che pensate. Attivate la campanella e noi ci vediamo presto. Ciao!